Nel maggio del 1247, sul territorio osimano, si verificò uno strano avvenimento. Truppe guelfe anconetane si scontrarono in campo aperto contro una coalizione ghibellina. Se la battaglia di Osimo si inquadra nelle frequenti guerre tra fazioni politiche del periodo, è singolare il fatto che, forse per la prima volta nelle vicende storiche della Marca, due ordini monastici combattenti si azzuffarono tra loro in contingenti militari contrapposti. L'ordine teutonico dalla parte ghibellina e l'ordine templare in quella guelfa. Per la cronaca, il successo arrise ai ghibellini. Le schiere templari erano state fornite e gestite dalla maggiore, per importanza e per estensione territoriale, precettoria templare delle Puiglie Marchigiane, quella di San Filippo de Plano di Montorto, la attuale frazione di Casenuove di Osimo. L'ordine del Tempio si era stanziato nella zona nel 1167, assumendo in enfiteusi vasti terreni della diocesi osimana. Li ribattezzò con il nome di San Filippo de Plano, trovandosi questi in un territorio in pianura, erigendovi l'omonima chiesetta rurale. Certe tradizioni popolari sostengono che i templari avessero aperto un cunicolo sotterraneo dal tempietto di San Filippo alle grotte ipogee osimane, per obbedire sia ad esigenze logistico-militari che di culto esoterico. La presenza templare nella zona fu costantemente caratterizzata da liti per il pagamento del canone d'affitto dei terreni, che si estendevano fino all'attuale località di Passatempo. Occorsero decreti vescovili e perfino papali per tentare di appianare le controversie che, peraltro, non furono mai redente. È quasi accertato che in San Filippo avesse dimorato per qualche mese frate Jacopo da Montecucco, il dignitario templare più ricercato dalla polizia pontificia avignonese dopo il 1308. Frate Jacopo non fu mai acciuffato e sul suo conto si sbizzarrirono le leggende. Il complesso di San Filippo fu rilevato dall'ordine ospitaliero, l'attuale ordine di Malta, dopo la dispersione dei beni del Tempio del 1312. Fu incorporato in altri possedimenti ospitalieri della zona e fu aggiunto il patronimico Giacomo. Attualmente San Filippo è proprietà della famiglia dei conti Baleani di Iesi ed è stato recentemente restaurato dalle fondamenta il relativo edificio monasteriale. Notizie più dettagliate su San Filippo de Plano in www.informazionitemplari.org.